Francis Bacon e il coding, introduzione al linguaggio delle cose. Obiettivi, introduzione al pensiero computazionale in una classe di scuola secondaria di secondo grado nell'ambito disciplinare. Contesto, unità di lavoro in filosofia su Francis Bacon. Disciplina, filosofia, classe, quarta. Argomento disciplinare. Riflessione sul linguaggio delle cose partendo dal problema dell'indagine di Francis Bacon intorno alla forma ipsissima res dei fenomeni. Questa indagine nel nostro è portata avanti in modo però qualitativo. Chiarificazione del concetto di fenomeno come evento e della sua relazione con il concetto di oggetto. Il potere dell'uomo sulle cose nella nuova Atlantide. Lesson disciplinare, parte prima, sintesi della lesson. Francis Bacon guarda il fenomeno per indagarne la natura. Lo scopo, attraverso le tavole, è di trovare la forma dei fenomeni come latens schematismus e latens processus. Avvenuta questa conoscenza, pensava che la scienza potesse introdurre negli oggetti nuove nature, esempio l'infrangibilità del vetro. Cosa fanno gli studenti? Approfondiscono dapprima l'argomento disciplinare in gruppi di lavoro e producono un artefatto. Parte interattiva della lezione 1. Domanda stimolo agli studenti. Reflectum 1. L'oggetto naturale o artificiale ha un comportamento? Se sì, fai esempi. Se no, in quali casi potrebbe assumere un comportamento? Lesson disciplinare, parte seconda, sintesi della lesson. Francis Bacon, nella Nuova Atlantide, ipotizza le invenzioni della tecnica per favorire il potere dell'uomo sulla natura. Cosa fanno gli studenti? Approfondiscono dapprima l'argomento disciplinare in gruppi di lavoro e producono un artefatto. Parte interattiva della lezione 2, domanda stimolo agli studenti, Reflect 2. Le invenzioni scientifiche ipotizzate nella nuova Atlantide cosa prevedono? Azioni umane? Fai esempio di quello che ipotizza Bacone, esempio il cavallo volante. Azioni umane che oggi modificano o hanno modificato il comportamento degli oggetti. Noi possiamo caricare gli oggetti, magari quelli che appositamente creiamo, di movimenti, eventi, istruzioni, perché facciano qualcosa per noi? Fai esempi, una lavatrice, uno sbarco, eccetera. Parte interattiva con Padlet, modalità Padlet per la discussione. Gli studenti postano le loro idee in Padlet condiviso. Imparare il linguaggio delle cose per dare istruzioni alle cose. Visione del video di Bogliolo. Potrei anche attivarlo da qui, ma ora non lo faccio. Un test game per verificare se è stato acquisito il concetto di linguaggio delle cose del video. Ho usato Triventy, che è una gara di apprendimento che si gioca in classe appena il docente apre la stanza. Esercitazione image, una checklist, gli studenti esprimono le loro proposte in un altro Padlet dopo essersi consultati in gruppo. La checklist consiste in tre step. Parti da alcuni oggetti didattici, esempio libro, penna, tablet ed altro, racconta cosa ti piacerebbe facessero e che non fanno ancora, puoi proporre i soliti oggetti da usare nella didattica, cosa dovrebbero fare per soddisfare i tuoi bisogni, i tuoi desideri, questi oggetti. Nota finale. Questa è una proposta per iniziare a parlare di coding, ponendo come premessa il problema del linguaggio delle cose, utile per far rientrare l'argomento in ambito disciplinare per le materie che non prevedono ore aggiuntive disciplinari di informatica.